Andiamo ora ad analizzare gli elementi per i quali la Procura della Repubblica ritiene che sia stato commesso il reato di concussione, così come esplicitato nel capo di imputazione, e cioè che l'imputato, abusando della sua qualifica del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha fatto in modo che la minore ricevesse un indebito vantaggio di carattere non patrimoniale consistito nella sua fuoriuscita dalla sfera di controllo delle autorità minorili e per esso ovviamente l'indagato nell'evitare che la minore potesse riferire del reato di cui al capo B, e cioè di aver fatto sesso con lei previo pagamento e denaro, di somme di denaro e regali, e che comunque non si disvelasse quanto succedeva nelle serate di Arcore, così come è stato prospettato sino ad ora. Tutto parte da una segnalazione che viene effettuata dalla signora Pasquino al 113 volante Monforte Bis di turno, assistente Cafaro e agente Russo, alle ore 18.01 della durata di 12 minuti, poi andremo a esaminarla nel dettaglio. Alle 18.15 circa viene contattata la Pasquino che si trova nelle adiacenze del centro estetico della signora Cisse e viene indicata la minore. Tra le 18.49 e le 18.55 alla Questura di Milano, ovviamente via radio, vengono comunicati i dati dalla centrale operativa, cioè da Cafaro, e vengono effettuati gli accertamenti SDI sulla persona fermata. Ora andiamo ad analizzare quello che risulta documentalmente essere stato fatto prima che la minore arrivi in via Fate Bene Fratelli. Alle 18.57, per la durata di 10 minuti, l'assistente Cafaro contatta telefonicamente la signora Mirrodi, responsabile della comunità Le Glicine di Messina. Alle 19.13, sempre dalla zona, quindi non si erano mossi, riteniamo, dalla zona di Corso Buenos Aires, dove era avvenuto il fermo, viene contattato sempre da Cafaro il pubblico ministero di turno, la dottoressa Fiorillo. Tra le 20.42 e le 21.12 al commissariato Monforte vengono effettuati gli accertamenti SDI e quindi vengono sviluppati tutti i nominativi che possono essere riconducibili a Elma Rug Karima. Alle 20.43, per una durata di 4 minuti e 48 secondi, abbiamo il primo contatto tra l'assistente Cafaro e la dottoressa Iafrate, che era il funzionario di turno all'UPG. Ora, come abbiamo visto, nell'immediatezza dei fatti, siamo appena all'arrivo della volante Cafaro, la minore dice due cose, poi vedremo tre, che è scappata dalla comunità di Messina. Nella lunga telefonata che l'assistente avrà con la signora Mirrodi è importante sottolineare, a mio giudizio, un passaggio che riguarda i genitori della minore. La signora Mirrodi dice, per quello che le posso dire,
Da quello che ho conosciuto io, il signor Marug e la mamma, sono veramente delle bravissime persone. Glielo posso dire tranquillamente, perché veramente delle persone pacifiche, delle persone tranquille. Quindi abbiamo un rappresentante di una istituzione, di una comunità che è abituata ad avere e a ricevere, ad accogliere ragazze, persone disadattate, persone che hanno un percorso soprattutto familiare di disagio. Ebbene, questa persona, a differenza di quello che fa apparire falsamente la minore, riferisce di questi genitori che sono persone pacifiche, tranquille, per bene. La minore comunque, sin dal momento del fermo, del controllo, dà le sue esatte generalità. Dice di essere minorenne e dice di essere nata in Marocco, tant'è che gli accertamenti SDI vengono fatti con le indicazioni che fornisce la stessa minorenne. Ed è veramente significativa, e basterebbe questa, la telefonata, la lunga telefonata che Cafaro fa con il pubblico ministero di turno, la dottoressa Piolini. Le riferisce che è marocchina, quindi lo sanno, gli riferisce che compare una denuncia di scomparsa da una casa famiglia di Messina, gli riferisce che ora la ragazza è lì avanti a lui e che è al momento senza documenti. E che si tratti effettivamente, quindi non basta il dato fornito dalla persona controllata, ma Cafaro dice, guardate che la minore età della ragazza ci viene confermata anche dalla signora Miroddi. È una telefonata lunga, il pubblico ministero si informa di tutto, chiede chi è la persona denunciata, se... perché era successo il fatto, chiede spiegazioni su quello che era accaduto tra le due donne. Cafaro spiega le due versioni, sia quella fornita dalla Pasquino che quella della minore, rispetto al contrasto. Alla domanda del pubblico ministero dice, ma come vive questa ragazza? Quando il pubblico ministero percepisce, dice, Cafaro, hanno litigato perché ha fatto sparire i soldi, viveva con lei, si dividevano il fitto, €850, e giustamente il pubblico ministero dice, e come si guadagnava questi soldi? E lì, se uno ascolta la telefonata, oltre che viverla da quello che viene trascritto, Cafaro chiede alla ragazza e la ragazza risponde alla danza del ventre, primo campanello d'allarme del pubblico ministero dei minori. È quella di dire, va in allarme, dice, ma com'è possibile che c'è questa situazione? E dice, anche se non c'è ancora una denuncia penale, la pratica sarà aperta automaticamente, perché ricordiamo il discorso che ho fatto all'inizio. Qual è la tutela, qual è il senso delle disposizioni della procura di minori, qual è il senso della legge? Quella di proteggere sempre e comunque il minore. E... sintomatico su questo è proprio quello che dice la Chiorillo. Noi non siamo abituati a fare andare in giro i minorenni così. E quindi le sue disposizioni sono tutti gli accertamenti che la legge dispone, di portarla in questura, di contattare immediatamente le comunità, e lei stessa ricorda che la ZAT era quella che era di turno in quel periodo e che era di turno, mi sembra, H24. È di tutta evidenza
che la lunga conversazione non c'è sciatteria, come non ci dovrebbe essere, non c'è, anzi c'è un controllo capitale, un sentire del pubblico ministero e di un agente Cafaro che era in servizio. Ma vogliamo immaginare quanti controlli la polizia o i carabinieri sul territorio fanno ogni giorno? Eppure lì, a disposizione di questa persona e a disposizione il pubblico ministero, immediatamente telefona alla comunità, non c'è nessun arronzamento fino ad un certo punto. Cafaro poi aspetta a disposizione, dice, la devo fotosegnalare? E il pubblico ministero dice sì, se non ha i documenti è obbligatorio. Autorizza a trattenerla fino all'indomani mattina, qualora non si fosse trovato posto in una comunità, e dice esplicitamente: l'autorizzo a trattenerla sino a domani mattina, finché il pronto intervento non si metterà in moto per trovarle un posto. Questo, lo ripeto, succede immediatamente con la telefonata iniziale con la Fiorillo delle 19:13, nella immediatezza dei fatti. Successivamente, alle 20:43, abbiamo ancora una lunga telefonata tra chi è per strada, Cafaro, che ha il pugno della situazione, che vede, che si rende conto da vicino di quello che stava succedendo, e il funzionario di turno, che è la dottoressa Diafrate. E nella lunga conversazione Cafaro riferisce che ha già parlato col pubblico ministero, riferisce che era già in contatto con la comunità, che è una minorenne, che è priva di documenti, e sintomatica che anche la Iafrate, una volta che recepisce le disposizioni che ha ricevuto Cafaro dal pubblico ministero e dal fatto delle comunità, dice: comunque la teniamo qui e domani eventualmente troviamo la comunità. Cafaro le dice anche un'altra cosa, le chiede il permesso di poter andare in via Villoresi, indirizzo che la minore dice dove abitava, appunto, dalla Consensuao, per prendere dei vestiti più presentabili, perché per andare in comunità. E a questo punto la Iafrate dice sì, ma perché, come vestita? E Cafaro dice c'ha un toppino tipo prendisole, dei jeans, eccetera. E chiede ancora la Iafrate, che evidentemente anche in lei cominciano a scattare dei meccanismi, no, di conoscenza rispetto a una triste realtà che circonda tutte le grandi città e non perché a Milano, e dice: ma con chi vive questa ragazza? E dice con uno sì, dice: a casa, ha lasciato anche il cellulare a casa. Attenzione, Presidente, questa è un'altra circostanza a nostro parere molto importante. E quindi ho provato, dice Cafaro, a chiamarle col cellulare, ma risulta scarico o non risponde nessuno. Quindi, nel momento in cui viene fermata in Corso Buenos Aires, la minore non aveva con sé un cellulare, come dimostrato ampiamente dallo sviluppo del tabulato. Circostanza chiaramente, basterebbe il dato documentale, ma viene confermata dal Cafaro. Peccato che poi la dottoressa Iafrate in dibattimento confermerà una bugia, e cioè che la Rubi aveva con sé il cellulare. Falsità suicida, a mio giudizio, e spiegherò perché, che confermerà anche
l'imputato Berlusconi nelle dichiarazioni che ha reso qui in tribunale, ma le esamineremo in un secondo momento. Questa è la situazione nel momento in cui Ruby sta per partire con la macchina della polizia per portarsi prima in via Villoresi, poi vedremo che non vanno, perché non aveva le chiavi di casa e quindi la consenso non c'era e non riescono ad andare, e poi in questura. Alle ore 21:35 abbiamo una telefonata ancora tra la Iafrate e Landolfi, che ha preso e subentrato alla volante Monforte smontante, e conferma, anche in questo caso viene confermata la presenza in questura qualora non si trovava una comunità. E la Iafrate quindi dice a Landolfi: è stato già avvisato il pubblico ministero, la ragazza rimane qui e domattina andrà in comunità. Noi comunque cerchiamo di trovarle ovviamente una comunità. Nel caso in cui non dovessimo riuscire, rimane qui e poi domani. Sono di una elementare, trasparente, senza ombra di dubbio le disposizioni che sia la Iafrate, ma ancor di più il pubblico ministero, danno rispetto ad una minore. Alle 22:11 la volante Monforte, che sta per andare in via Villoresi, telefona al 113 e dice che si sta appunto recando in via Villoresi. Viene chiamato proprio tramite il 113 il numero della minore, ma non dà traffico perché è spento o erano scariche le batterie, ma non vi riescono ad andare. Alle 22:40 abbiamo quindi il passaggio di Landolfi, che chiama il 113 e chiede di farsi passare il numero della minore. Dopodiché Landolfi comunica alla centrale che sta rientrando in questura con la minore e, attenzione, questo è importante, poi ora stiamo seguendo quello che succede fino a una detta data, poi ci torneremo, alle 22:48 dal tragitto tra via Villoresi e la questura Landolfi chiama il 113 e al corpo di guardia gli dicono che c'è al corpo di guardia, una persona disponibile all'affidamento della minore. È una telefonata di ben 2 minuti. E sintomatico è la reazione di Landolfi, dice: ma che ne sa questa persona? Questa persona come è stata avvisata? Scusami. Ora, la minore è ancora per strada. E allora, chi sta aspettando la minore in questura? La Consensuao. E perché la Consensuao sa del fermo della minore? Semplice. Perché viene, come vedremo da qui a pochi secondi, avvisata dalla stessa Pasquino. E comunque dalle celle della Consensuao vediamo che alle 22:05 copre già la cella di Piazza Cavour, e cioè la zona che copre via Fate Bene Fratelli. Torneremo dopo sulla Consensuao e come è stata avvisata. Andiamo a vedere che cosa succede in questura, cioè il prosieguo dell'azione nei confronti della minore. Alle 23:25 abbiamo una nuova telefonata tra
la Questura e la Fiorillo, il pubblico ministero di turno. Una telefonata che dura 3 minuti. Ovviamente non vi è trascrizione perché è una conversazione che è passante non col 113 ma con un interno della sezione dell'UPG, la terza sezione, l'interno 5772. Però immediatamente dopo questa telefonata delle 23:25 noi vediamo che cominciano le telefonate alle comunità. 23:34, la zattera, durata 8 minuti. 23:47, asilo Mariuccia. 23:47, comunità Alfieri, sempre Landolfia, presidente. 23:47, Martinit e Stelline. Cosa succede? Mentre Landolfi sta telefonando alle comunità, la minore viene fotosegnalato. Abbiamo l'orario documentale che ci proviene dal documento che abbiamo addirittura acquisito su richiesta del presidente in originale, che reca l'annotazione 23:49. Continuano, quindi viene fotosegnalata e abbiamo le telefonate ancora che continuano sulle comunità. 23:51, sempre Landolfi, spazio aperto. 23:58, Oklahoma. 23:58:50, Martinit e Stelline di nuovo, durata 1 minuto. Possiamo dire, siamo arrivati alle 23:58, che in questa prima fase la situazione è lineare, trasparente, possiamo dire di prassi, comportamento ineccepibile del pubblico ministero, comportamento ineccepibile del funzionario di polizia. Sto dicendo cose elementari, perché comportamento ineccepibile rispetto a certe situazioni ci deve essere sempre da parte di chi fa questi mestieri. Però io voglio sottolineare anche, perché purtroppo ci è capitato anche di leggere, a volte dipende dagli operatori, dal tipo di lavoro, da quante ore sono lì stressate a ricevere continuamente. Voi pensate al 113 telefonate dell'utenza, dei cittadini, di qualunque realtà, di qualsiasi situazione nel turno di ore. Ebbene, noi abbiamo telefonate, e poi ne vedremo altre nel proseguo, di una attenzione degli operatori rispetto all'utente che chiama. Pensiamo alla Pasquino che parla tanto, ma penseremo dopo, come vedremo, alla Consensuao che chiede come fare nel pathos, nella disperazione più totale, per raggiungere la minore. Questa è la situazione che noi abbiamo fino a quella data. E non abbiamo ancora... Quindi alle 22:48 sappiamo già che c'è una persona giù in attesa della minore che vuole in affidamento, quindi la parola stessa poi sarà un dato per tabulas, però essere lì per l'affido, ditemi voi se una persona di 30 anni o 45 anni può essere data in affido, quindi la parola stessa dice che sapeva che era una minorenne. In quel momento non era ancora presente la minore. Come si arriva all'attivazione? Quali sono i protagonisti per arrivare alle famose telefonate in Francia? Consensuao, Berlusconi, Minetti. Tutto a seguito della scheggia impazzita, che non è altro che la signora Pasquino. E allora ritorniamo alla telefonata della Pasquino al 113, aggiungendo dei particolari che non sono di poco conto, e cioè abbiamo visto che l'intervento del 113 lo collochiamo intorno alle 18:50, se non mi sbaglio, poi sarò a essere più precisa.
Ma prima la Pasquino alle 17.03 e alle 17.52 ha due lunghissime telefonate con la Consensuao. La prima di 273 secondi, la seconda di 274 secondi. Alle 18.02, come ho già detto, telefona al 113 con una conversazione lunghissima perché spiega di tutto e di più di 468 secondi. Quindi noi vediamo dalla storia che stiamo ripercorrendo di quello che è successo in quella giornata che la Pasquino si era sentita con la Consensuao anche prima di richiedere l'intervento del 113. Andiamo a vedere se dopo l'intervento del 113 ci sono ulteriori telefonate tra la Pasquino e la Consensuao. Ce le abbiamo. La prima è alle 20.21, dura ben 685 secondi. È la Pasquino che chiama la Consensuao. Devo fare una premessa, mi dispiace doverla fare, però purtroppo è importante per illustrare ancora una volta il pathos di quella serata e quindi la paura che attanagliava tutte, chi di perdere una situazione favorevole, di chi di perdere soldi, chi di favorire, eccetera, tutte naturalmente la preoccupazione che gravitava intorno al Presidente del Consiglio dell'epoca. La Consensuao quella mattina aveva subito un'interruzione volontaria della gravidanza, quindi era una persona che doveva essere provata sia nel fisico, perché comunque è un intervento che viene fatto in anestesia, sia ovviamente a livello psicologico. Quindi questa era la situazione della Consensuao che, come vedremo, si attiva al punto di raggiungere per prima la questura alle ore, come ho detto, 22 e qualcosa. Che cosa fa la Consensuao dopo che riceve questa lunghissima telefonata con la Pasquino? Chiama la titolare del centro estetico dove è stata firmata la minorenne, la signora Cisse. Chiama l'utenza Dolce Drago, intestata, cioè il cellulare, in uso al ragioniere Spinelli. Manda degli sms all'imputato Silvio Berlusconi, chiama il 113 alle ore 21.38. La prima telefonata con la signora Cisse è di 210 secondi. Subito dopo ci dirà poi la teste che ha rappresentato quello che era successo, quindi abbiamo un doppio riscontro. La Pasquino che nelle 685 minuti di conversazione è evidente che ha raccontato quello che stava succedendo e quello che lei aveva determinato, conferma ricevuta dal titolare del centro estetico, immediatamente dopo alle 21.20 chiama il cellulare in uso a Giuseppe Spinelli e vi è una conversazione breve di 60 secondi. Immediatamente dopo, alle 21.23, manda un messaggio ad un cellulare che risulterà poi nelle sue agende personale di Silvio Berlusconi. Alle 21.28 vi è un'altra conversazione con la Cisse, la proprietaria del centro estetico, per 76 secondi. Dopodiché richiamerà l'utenza di Spinelli alle 21.33, ma evidentemente non c'è conversazione perché è di 2 secondi. Dopodiché abbiamo una lunghissima telefonata della Consensuao di 250 secondi con il 113. Attenzione, lo vedremo dopo, nel momento in cui cerca di interfacciarsi con l'utenza di Silvio Berlusconi non riesce perché non c'è campo, non c'è nessun tipo di comunicazione, poi vedremo perché. E anche qui sintomatica tutta la conversazione, spiega, hanno una pazienza gli operatori a spiegare come deve fare, se... E dice esattamente,
Quando una persona che è piccola di età, che ha ancora 17 anni, la polizia la prende, dove la porto? Lei me lo può dire? Allora di che cosa stiamo parlando, Presidente? Stiamo parlando di una persona di cui prima vi ho detto, una delle protagoniste, prostituta, che ospita Ruby, che esercita la prostituzione, che era perfettamente consapevole che si trattava di una persona della minore età. E gli spiegano come fare per arrivare in questura. Dopo questa telefonata al 113 abbiamo un'ulteriore conversazione della consensuale con la signora Cisse alle 21.42 di 109 secondi. Alle 22.05 è già in questura. Sappiamo, perché ce lo dice Landolfi nel corso della telefonata, che al corpo di guardia la persona è già lì e chiede di Ruby, della minorenne, quindi è già informata, perché era stata informata dalla diretta protagonista, e cioè la signora Pasquino. Che cosa fa una volta arrivata in questura la consensuale, subito prima e subito dopo? Abbiamo delle conversazioni 21.55 per 495 secondi con Miriam Loddo. Abbiamo una successiva telefonata, ma non v'è, evidentemente cade la linea, alle 22.05, e poi una terza telefonata alle 22.11, sono una dopo l'altra, per 213 secondi. Alle 22.19 la consensuao, che aveva già mandato l'SMS al cellulare dell'imputato, che aveva già contattato Spinelli, alle 22.19, quando è già in questura, chiama la Minetti e parla per 141 secondi. Ecco che entra in scena anche la Minetti. Che cosa fa la Minetti una volta che riceve la telefonata della consensuao? Contatta il numero 039/6013868, intestata alla immobiliare Idra, che non è altro che l'utenza fissa della residenza di Arcore dell'all'epoca Presidente del Consiglio. E abbiamo una conversazione di 38 secondi. Che cosa fa la consensuao, che è già in questura, dopo che telefona la Minetti? Ha contatti telefonici con Miriam Loddo ancora e nuovamente con la Pasquino. Alle 22.22 parla, ma per un secondo, quindi non c'è traffico con Miriam Loddo. Alle 22.22, subito dopo, richiama per 61 secondi. Alle 22.29 sono una dopo l'altra, Presidente, 123 secondi con la Pasquino. Alle 22.31 sarà la Pasquino a richiamarla e parlano per 39 secondi. Ancora la Pasquino la chiamerà alle 22.33 e parla 52 secondi. Sarà ancora la Pasquino, ma non c'è traffico, quindi vuol dire che non è riuscita a prendere la linea. Alle 22.59 di nuovo la consensuale che parla con la Miriam Loddo. Alle 23.27, dopo aver fatto di nuovo questo giro di telefonate, ricontatta la Minetti e parlano 70 secondi. Dov'è il cellulare, perché sarà importante, della Minetti nel momento in cui vi sono queste conversazioni? La cella agganciata è il parcheggio ATM Cascina Gobba, servente il territorio di Milano di via Olgettina 65, che non è altro che l'abitazione della Minetti. Quindi noi abbiamo la consensuao già in questura, la Minetti che sta a casa. Cosa fa la Minetti dopo aver ricevuto l'ulteriore telefonata? Alle 23.30 contatta la sede del Popolo delle Libertà in via dell'Umiltà a Roma con una telefonata di 44 secondi.
Intanto la consensuale in questura, quindi c'è una doppia attivazione, manda altri messaggi all'imputato e finalmente riuscirà a parlare con l'imputato alle 23:36 per 244 secondi. In quel momento che è acceso il cellulare che ha nella disponibilità l'imputato, è stata e viene agganciata la rete GSM francese. Cosa succede? Che dopo la telefonata di 244 secondi parte una telefonata dal cellulare che abbiamo esaminato prima per la Minetti e c'è una conversazione di 136 secondi. In quel momento, quindi siamo alle 23:43, la Minetti è a casa. Cosa fa la Minetti dopo aver ricevuto la telefonata dal Presidente del Consiglio? Si reca in questura. Come facciamo a dirlo? Perché dall'analisi delle celle, delle chiamate in arrivo e in partenza di quel periodo, vediamo che alle 016:44 del 28, a questo punto, viene agganciata Piazza Cavour con un percorso precedente che dalle 23:40, subito dopo la telefonata, aggancia la localizzazione di via Pia La Torre Vimodrone, via Pancaldo Milano, corso Venezia Milano. Arriviamo alle 016 in piazza Cavour, dopodiché in tutte le telefonate successive rimane agganciata la cella di piazza Cavour o galleria Vittorio Emanuele, che sono le due celle che agganciano la zona di via Fratabene Fratelli, fino alle 2:05. Quindi vediamo che la Minetti si precipita in questura, la consensuale, ripetiamo, è già in questura e dopo aver fatto le telefonate, si è interfacciata con le persone di cui vi ho detto, vediamo che alle 23:33 è chiamata dalla Miriam Lodo e parlano per 45 minuti, alle 23:43:51 vi è la Pasquino che ritelefona alla consensuale e parlano 91 secondi. Ritorniamo in questura. A questo orario, siamo 23:43, i contatti già con l'imputato, la minore è arrivata in via Fatebene Fratelli. Ed è sicuramente lì, come vedremo, quando il dottor Ostuni alle 23:59 chiama la Iafrate. Che cosa era successo fino a quel momento? La minore era stata già fotosegnalata. La consensuale era in questura ed era lì. La minore non aveva cellulari. Non solo perché ce lo dice lei, ma come dico, dal tabulato Vodafone è risultato che dalle ore 19:22 del 27 alle ore 2:21 del 28 maggio l'utenza di Carima risultava spenta o non raggiungibile. In più, ma l'ho già detto, sono andati a casa per trovare il cellulare e non ci vanno, eccetera. Che cosa succederà? Che cosa fa la consensuale mentre è in questura? Lo ripetiamo perché è importante ora vedere. Alle 23:57 riceve una telefonata dall'imputato di 226 secondi e alle ore 00:01 riceve un sms dalla Minetti che cercherà di contattarla anche alle 03 del 28 maggio. Abbiamo visto che la cella che agganciava il cellulare chiamato dalla consensuale era in Francia. Effettivamente il presidente dell'allora consiglio
aveva un'importante riunione in Francia e stava rientrando in Italia e naturalmente gli SMS, quindi gli agganci non effettuati prima, è perché il cellulare ovviamente era spento. Quindi, fin quando, come vedremo, è importante anche se sono un po' ripetitiva, nel momento in cui la telefonata tra Ostuni e l'imputato Berlusconi, noi vediamo che la minore era stata già identificata, era stata già fotosegnalata, c'erano state già le disposizioni impartite sin dalle ore 19:13 dal pubblico ministero di turno, dottoressa Fiorillo, erano state già interpellate tutte le comunità che però per quella notte non avevano posto e quindi la minore, fotosegnalata, già i controlli SDI e quant'altro, doveva rimanere in questura fino al mattino successivo. Questa è la situazione lineare che era già in essere nel momento in cui, come vedremo, ci sarà la telefonata tra il funzionario della questura e il presidente dell'epoca, il presidente del Consiglio. Non solo, si sapeva già che la minore si era allontanata, era scappata, era fuggita da una comunità in Sicilia ed era priva di documenti. Non solo, ma in quel momento sia la dottoressa Iafrate, funzionario di turno, e l'assistente Landolfi, Cafaro e quant'altro, ma soprattutto la dottoressa Iafrate, sapevano che la famiglia della minore viveva in Sicilia e non a Milano. Quindi, prima della telefonata tra l'imputato e il dottor Ostuni, abbiamo, come ripetiamo, alle 23:36 viene contattato dalla Consensuao che finalmente riesce a parlare con lui e la telefonata dura 244 secondi. La Consensuao, persona che sapeva della minore età di Ruby ed era sprovvista di documenti. Alle 23:43 telefona l'imputato alla Minetti e che poi arriva in questura. Alle 23:49:38 abbiamo la prima telefonata tra Silvio Berlusconi e il dottor Ostuni. Ricordiamoci che il fotosegnalamento era stato fatto alle 23:49, quindi nel momento in cui in uffici diversi Ostuni sarà a casa, riceve la telefonata dal Presidente del Consiglio, Ruby era stata già fotosegnalata. Che cosa dice Ostuni? Prima di tutto è ovvio che era presso la sua abitazione, ci dice che in funzione della sua carica ovviamente non può mai spegnere il cellulare e viene, quando riceve la telefonata della persona di scorta, Torelli, che gli passa il Presidente del Consiglio. Nel corso della telefonata, di questa prima telefonata, come confermerà in dibattimento, Ostuni dirà che gli viene segnalata la presenza in questura di una nipote del Presidente Mubarak, che sarebbe arrivata in questura un consigliere parlamentare di nome Minetti e che si poteva far carico dell'affido. Fermiamoci su queste prime considerazioni. Si parla di affido e naturalmente è l'imputato che parla di affido. L'ho detto già prima, già basterebbe questa parola con tutto quello che abbiamo già riferito per dire che non si può affidare una persona adulta,
L'affido significa, ed è un termine che in quel contesto non può non essere fatto, riferito ad un minore. Ma c'è qualcosa in più, si dice che è una nipote del presidente Mubarak. Ora, immaginiamoci la scena, Ostuni sta dormendo, sta a casa sua, è il capo gabinetto del questore di Milano, una delle massime autorità della cittadina, riceve queste indicazioni dal presidente del Consiglio e quindi la prima cosa che fa, gli dice, allora è ovvio che quando addirittura nomina la Minetti, il capo di gabinetto, lo ripeto, di una questura così importante come quella di Milano, non può non sapere chi fosse la Minetti, quale carica svolgeva e che tipo anche, diciamo, di affinità elettive poteva avere con il presidente Berlusconi. E sicuramente stavano parlando di una minorenne. Che cosa succede dopo che Ostuni riceve questa telefonata? Naturalmente la prima cosa che fa, tramite il centralino da casa, si informa per sapere chi fosse il funzionario di turno. E viene appunto informato che era la dottoressa Iafrate. Quindi noi alle 23.59 abbiamo il primo contatto tra Ostuni e la Iafrate. Ora è evidente che già nella prima comunicazione riferisce il contenuto della telefonata con il presidente del Consiglio, e cioè di verificare se vi era una corrispondenza di parentela con Mubarak e che cosa si stesse facendo nei confronti di questa minore. Ora, il fatto che la Iafrate fosse stata messa al corrente sin dalla prima telefonata che veniva spacciata questa parentela ce lo conferma Landolfi, perché in dibattimento lo dice sì chiaramente, mi spiegò, guarda che questa ragazza è la nipote del presidente Mubarak. Glielo disse la dottoressa Iafrate, sì sì me l'ha detto la Iafrate. E alla domanda del pubblico ministero, siccome Landolfi aveva avuto contatti con la minore, se prima di questa telefonata la minore avesse fatto riferimento ad essere la parente di uno dei presidenti di Stato importanti come uno Stato come l'Egitto, ovviamente Landolfi dice assolutamente no. Anzi, ricordo che vi ho già illustrato che sin dalle prime battute, sin dal primo momento che viene arrestata la minore, lei dichiara, così come risulterà dallo SDI, di essere marocchina. Anzi, Landolfi dice, no, ci dice subito, sin dalla prima annotazione, emerge che era nata in Marocco il 1 novembre 92, né più né meno le sue esatte generalità. Quindi, in questo frangente, ripetiamo, il fotosegnalamento era stato fatto alle 23.49, la telefonata tra Ostuni e Iafrate delle 23.59. Secondo la testimonianza di Landolfi ci dice di una persona agitata, la Iafrate, che arriva all'ufficio del fotosegnalamento dicendo che e chiede chi fosse Landolfi, perché si tratta di un funzionario appena arrivato a Milano che non conosceva, aveva preso servizio da meno di un mese e quindi ovviamente non conosceva tutti, non solo gli operanti, ma gli agenti e gli ispettori che facevano parte delle volanti. Landolfi dice, risponde, sono io, e la Iafrate chiede dov'è la ragazza e risponde al fotosegnalamento. E si stavano attendendo le comparazioni che sappiamo che si fanno per avere la certezza poi col fatto delle impronte. E a questo punto la Iafrate, quindi siamo alla prima telefonata, non alla seconda, alla terza, vedremo poi in maniera ossessiva, la prima telefonata dice che la ragazza non andava fotosegnalato, ma
La telefonata è arrivata troppo tardi e doveva essere lasciata andar via. E Landolfi ci riferisce che non erano quelle le disposizioni, ma soprattutto le disposizioni del pubblico ministero, e noi sappiamo perché l'abbiamo esaminato prima, che erano le disposizioni anche che aveva dato la dottoressa Iafrate, perché aveva ben detto a Cafaro e poi a Landolfi: guardate, se non si trovano delle comunità a disposizione, la minore rimane qui fino al giorno dopo. E quindi è evidente che sin dalla prima telefonata, questo è importante per la ricostruzione che noi facciamo, si sapeva che si trattava, era stata spacciata come una nipote, attenzione, non il grado di parentela perché qua poi diremo qualcosa, come nipote di Mubarak, e che quindi non andava segnalata, fotosegnalata, e che andava rimessa, diciamo, in libertà. Ora, quando Landolfi dice è arrivata trafelata giù, e dobbiamo dire che i locali del fotosegnalamento del gabinetto di polizia scientifica si trovano al piano terra, lato sinistro del corpo centrale dell'edificio, fate bene fratelli, della questura, superato il cortile, lato via fate bene fratelli, mentre invece gli uffici del funzionario responsabile di turno, in questo caso la frase dell'UPG, si trova al quarto piano, lato sinistro dello stesso edificio, ufficio a cui si accede superato il pianerottolo e la porta d'ingresso di tutto il piano. In sostanza l'ufficio del funzionario è quattro piani sopra l'ufficio del locale di fotosegnalamento che è al piano terra. Quindi è di tutta evidenza che riceve la telefonata, si dice di questo, quindi si spiega perché la povera dottoressa Iafrate arriva con la lingua che gli pende, perché ha dovuto fare una corsa per arrivare, una corsa che però viene stoppata dal fatto che, lo ripeto, che alle 23.49 il fotosegnalamento era stato già fatto. Ora, che cosa succede tra la prima telefonata di Ostuni e Iafrate 23.59 e la telefonata tra la Iafrate e il PM Fiorillo alle ore 0.34? Abbiamo già visto che, secondo la testimonianza di Landolfi, la Iafrate viene a sapere appunto che il fotosegnalamento già c'era stato, riferisce del fatto della telefonata di Ostuni e dell'essere nipote di Mubarak e che andava e sarebbe stata affidata alla Minetti. Quindi attenzione, già nella prima telefonata i due elementi cardini, la bufala nipote di Mubarak, il fatto che la Minetti, cosa realmente accaduta, perché la Minetti, come abbiamo visto anche lei, è costretta a precipitarsi da casa in tempo record per recarsi in questura, sono stati illustrati sin dalla prima telefonata. La Iafrate, nel momento in cui quindi si prospetta questa situazione, come ho ribadito, sapeva perfettamente che la minore era marocchina, che era priva di documenti, che era minorenne, che era scappata da una comunità siciliana dove abitavano appunto i genitori. Ora, a fronte di queste situazioni, è vero che bisogna tener conto della giovane età e soprattutto dal fatto che la dottoressa Iafrate si è trovata di fronte ad un fatto, diciamo, anomalo, dopo che neanche aveva un mese di servizio, vincitrice di concorso, accademia, primo lavoro, quello a Milano. Quindi noi non possiamo non valorizzare in negativo questo dato, che potrebbe essere positivo, rispetto ad una persona che lì era in questa situazione anche psicologica. Ora, che cosa succede ad Ostuni, che rimane a casa ovviamente, e anche questo dato non si precipita in questura, come vedremo poi l'allora questore Landolfi, che addirittura dopo la telefonata continua a dormire. Cioè, ma voi veramente immaginate che telefona il Presidente del Consiglio, dice che forse è stata fermata dai controlli in questura una nipote di Mubarak
e Ostuni non si precipita, come ha fatto la Minetti per altro servizio, da casa e non si reca in questura da Sesto San Giovanni, mi sembra, dove abitasse. Ma vi sembra una cosa logica? E perché il procedimento questo è fatto soprattutto di dati incontrovertibili, documentali, che vi stiamo ponendo alla vostra attenzione, ma è anche di tutta evidenza che su alcune cose non può non ha supportarci la logica, perché nel momento stesso che lui riceve questa telefonata, e attenzione, un altro dato, si informa perché potrebbe tutto possibile, anche non poteva non sapere, e poi emergerà ancor più nel contesto delle telefonate, che nel 2010, lo ribadisco, era nota per i mass media, per la stampa, una situazione, diciamo, in cui il Presidente del Consiglio era coinvolto in altre storie che vedevano, ripeto, coinvolte sia prostitute, ma anche persone appena maggiorenni. Basta pensare al caso Noemi. Ecco, questo è quello che non posso non fare dei cenni per dire qual era l'atmosfera che poteva regnare la notte del 27 e 28 maggio. Allora, che cosa succede ad Ostuni dopo che fa questa telefonata e si informa che la Iafrate? Ostuni riceve un'ulteriore telefonata dalla Presidenza del Consiglio e, come ci dirà lo stesso Ostuni, in tutte le altre telefonate, mentre solo nella prima ha avuto un colloquio diretto con il Presidente Berlusconi, nelle successive telefonate sarà sempre Estorelli, una delle guardie del corpo, a interloquire con Ostuni. Ovviamente dire che Estorelli portava avanti i suoi interessi personali significa fare torto alle nostre intelligenze. Quindi abbiamo una seconda telefonata delle 001 che viene chiamato Ostuni ed è una conversazione di 54 secondi. Dopodiché, appena messa giù la cornetta, no, la cornetta non è più, ma pigiato un bottone del cellulare, abbiamo di nuovo Ostuni che alle 002.21 chiama la Iafrate e abbiamo una conversazione brevissima di 12 secondi. Subito dopo Ostuni riceve un'altra telefonata da Estorelli della durata di 77 secondi. Immediatamente dopo, alle 008, abbiamo di nuovo Ostuni che chiama la Iafrate e parlano per 41 secondi. Immediatamente dopo abbiamo un'altra telefonata che Ostuni riceve da Estorelli ed è una conversazione delle 008.25 che dura 121 secondi. Immediatamente dopo, quindi immaginate il movimento del braccio, pigiare, rispondere, parlare, pigiare, squilla, chiamo, tutto contestuale. Quindi dopo riceve, abbiamo detto, un'altra telefonata, Ostuni richiama la Iafrate alle 00.10.46 e una conversazione di 85 secondi. Immediatamente dopo sarà Ostuni che chiama la cellulare della Presidenza del Consiglio e interloquisce sempre con Estorelli, come lui ci dice, ci ha riferito i contenuti di queste telefonate e parla per 47 secondi. E adesso che Ostuni avvisa il questore? E allora su questo una riflessione è d'obbligo. Ricapitoliamo. Ostuni viene a sapere nella prima telefonata, diciamo nella seconda, che il fotosegnalamento era già avvenuto, che la ragazza è marocchina, che lei stessa aveva escluso qualsiasi tipo di parentela con Mubarak,
Ora, ma visto che c'erano state più telefonate, sia con la Presidente del Consiglio che la Jefrate, ma voi veramente immaginate che se per un secondo il funzionario il dottor Ostuni o la stessa dottoressa Jefrate, ma diciamo Ostuni che è il diretto superiore in quella vicenda, prima che entra poi un altro scudo che sarebbe Morelli, se non si fosse reso conto per averlo saputo, non solo per la logica, ma per averlo saputo che non ci poteva essere nessun tipo di parentela di una ragazza, lo si ripeto, che i genitori vivevano in Sicilia, che già lo sapevano, che era scappato alla comunità, non telefonava subito a quest'ora. Ma ci rendiamo conto che cosa poteva succedere, per carità, se la polizia italiana incappava in un parente di cose, per carità, non che si dovessero escludere la commissione di reati qualora poi il minorenne l'avesse compiuto, ma no, proprio, cioè, non, è inconcepibile, è, non, ma non ne voglio neanche parlare perché veramente è talmente risibile tutto che mi vergogno quasi a insistere su queste circostanze. Quindi, quando Ostuni chiama il questore, sa perfettamente che era, come dirà poi Indolfi, confermato a fatica in dibattimento, che la circostanza nipote di Mubarak era una colossale balla, che la ragazza era una minorenne che però interessava il Presidente del Consiglio, l'allora Presidente del Consiglio. Una ragazza senza documenti, senza... che viveva con una prostituta, che era scappata da una comunità. Questo era il quadro che aveva il dottor Ostuni e il questore. Che cosa fa? Ostuni e Indolfi parlano per 103 secondi, dopodiché Indolfi fortunatamente ritorna a dormire e non si sentirà più e nessuno lo chiamerà per tutta la notte. Il povero dottor Ostuni invece ha dovuto essere presente in strada, come si suol dire, fino alle prime, fin dopo anche le ore 2, quando viene rilasciata la minore. Dopo quindi la telefonata tra Ostuni e Indolfi, vi è un altro contatto tra Ostuni e Jefrate, siamo alle 0:20, 21 secondi. Certamente le telefonate sono frenetiche, la Jefrate è agitata, ce lo confermerà anche Landolfi, dice ricevevo una telefonata dopo un'altra, eravamo insieme, vedevo che si allontanava, era veramente agitata. Udienza del 17-2. Ma allora, secondo questa ricostruzione fino ad ora, ma noi possiamo veramente credere che tutti questi contatti, queste assistenze continue da parte dell'imputato Berlusconi per il tramite del suo apparato di sicurezza, un uomo suo di fiducia, le pressioni che arrivavano da Ostuni, da Ostuni alla Jefrate, non fossero state immediatamente comunicate all'imputato? Guardate, stia tranquillo, Presidente, perché non ci sono ragioni, non è parente, è tutta un'altra storia. Perché queste continue telefonate? Perché questa continua insistenza? Perché rispetto ad una situazione che vedeva una ragazza giovane, come dicevo io, scappata da una comunità, tutte cose che sono state indubbiamente riferite al Presidente del Consiglio. E possiamo ancora credere, dopo la ricostruzione fin qui fatta, che Ostuni non sapesse la storia della Minetti, quello che c'è stato propalato e non smentito sugli organi di informazioni, sui giornali, sulle reti televisive, visto che proprio la Minetti, quindi persona di fiducia di Berlusconi, veniva a sostenere l'affido delle minori. Possiamo veramente credere che in quei caotici momenti Ostuni non avesse capito, non avesse intuito i reali
interesse del presidente Berlusconi, e cioè quello personale di farsi carico per ragioni sue in un contesto, lo ripeto, già noto all'opinione pubblica, purtroppo non italiana ma anche internazionale, dell'interesse del presidente del Consiglio rispetto ad un status come quello che rappresentava in quel momento la minore. E possiamo credere che se fosse stato un minimo diversa la situazione, il questore Ostuni, che viene messo al corrente di una telefonata da un suo capo di gabinetto in cui vi fa un riferimento ad un parente di un presidente di Stato, non informa di questa situazione scottante la segreteria del capo della polizia, che per contro avrebbe dovuto avvisare il ministro dell'interno. Ma noi veramente pensiamo che in una situazione del genere, se non si fossero resi conto che vi era soltanto un interesse personale del presidente del Consiglio di togliere la minore dalla situazione scomoda in cui in quel momento si trovava, e cioè in questura, senza documenti, era dettata, non ci può, nessun contatto, ma non solo quella sera, non v'è traccia mai in nessun atto, se non nel momento, come vedremo, della disvelazione della Discovery con l'articolo del 26, se non sbaglio, ottobre, e con la richiesta che viene dal capo della polizia e dal ministro dell'interno di sapere che cosa era successo a Milano. Capo della polizia che è stato costretto ad avere una risposta per poter il ministro risponderne in Parlamento di quello che si stava appurando essere successo a Milano, che tutto sarebbe stato nascosto, dimenticato, se non una relazione di due ispettori, Landolfi e Sferrazzano, non hanno, soprattutto a seguito dell'episodio del 5 giugno, quando abbiamo il litigio tra la minore e la consensuale, che la vede di nuovo in comunità e dove per tabulas si era appreso che la minore, benché affidata alla Minetti, stava a casa di una prostituta e la Minetti non si era assolutamente occupata di lei. Quindi notizie che noi, la stampa, e non solo, perché se quello che è successo fosse stato, diciamo, normale, e normale è stato fino a una certa data, è evidente che non ci sarebbe stato da parte della Iafrate la necessità di fare una relazione interna dove peraltro nulla si dice delle ragioni per le quali si arriva alla Minetti, che compare così come una fatina improvvisa, ma fa una relazione in cui dice, e alla fine, la scrivente, per quanto sopra esposto, è in perfetta armonia con le chiare disposizioni ricevute dai superiori. Cioè, ratifica per iscritto che l'allontanamento della minore dalla questura avviene perché viene sollecitata dal Ostuni e, come vedremo nel prosieguo, anche da Morelli, che all'epoca era il suo dirigente superiore. E come ci dirà poi in dibattimento anche Landolfi, suggerita a fare questa relazione anche da un ispettore, diciamo, anziano che stava là da tanto tempo, l'ispettore Colletti, che poi, come vedremo nel prosieguo, a fronte di una contestazione precisa del perché fu liberata la ragazza alle 2 e poi mandati fax a Taormina, risponderà: ah beh sì, questa è un'anomalia, è una cosa veramente inspiegabile, una cosa del genere, ma poi troverò la frase. Ecco, in questo contesto
ci muoviamo quella sera in questura. Quindi, qual era la situazione che in quel momento si viveva in questura? In seguito alle ingerenze, alle pressioni che faceva il Presidente del Consiglio abusando della sua qualifica e riempendola con la bufala della nipote di Mubarak, come se fosse stata, diciamo, una scusa talmente grossolana che però mi poteva consentire, insomma, di dire: oh, tu capisci a me, una cosa del genere, perché poi di questo stiamo parlando. Ora, nel momento in cui c'è queste telefonate uno dopo l'altro, noi sappiamo che interviene anche la Minetti al posto di guardia, che già dalle ore 16. E abbiamo visto dal contesto dei tabulati e delle quante telefonate sino a quel momento si interfacciano ancora tra la Iafrate, Ostuni e poi interverrà anche Morelli. Quindi dalle 22.05 abbiamo la Consensuao, che era insieme, attenzione, questa è un'altra cosa di importanza, con un'altra persona extracomunitaria, che è la signora Consensuao González Ferreira, che viene registrata al corpo di guardia. Nessuna traccia di Loddo Miriam. Quindi noi abbiamo la Consensuao, quest'altra ragazza brasiliana, e poi alle 16 interverrà la Minetti. Ora, come vedremo, ci saranno delle lunghe conversazioni tra la Iafrate e la Fiorillo. Ora, poi andremo a vedere che cosa ci hanno dichiarato, ma noi addirittura alle 19.05 abbiamo già in maniera elementare che il pubblico ministero dei minori dà i compiti, dice: si fa così, si fa colà, anzi si informa, allora bisogna stare attenti, è una persona che non ha danza del ventre, la mette un attimo in agitazione, dice: il minore va tutelato, comunità, se non questura. Stessa disposizione dà la Iafrate. Stessa disposizione poi Landolfi Iafrate, dopodiché c'è il delirio, e allora ci dobbiamo chiedere perché queste ulteriori telefonate tra la Iafrate e la dottoressa Fiorillo. 034 per 255 secondi. Dopodiché, attenzione, subito dopo questa telefonata, alle 0.39, quindi la Iafrate mette giù il telefono dopo aver fatto una lunghissima conversazione con il pubblico ministero, e abbiamo una conversazione di 477 secondi alle 0.39.25 con Ostuni. Allora, perché questa telefonata, queste due telefonate lunghe? Che cosa sappiamo fino a quel momento? Si sa che non era l'ipote di Mubarak. Ostuni sa che è arrivata la Minetti. Continua a ricevere telefonate Ostuni dall'entourage dell'imputato Berlusconi. Si sa già dell'avvenuto fotosegnalamento addirittura 2-3 ore prima. Si sa che non può essere la nipote di Mubarak. Si sa che è senza documenti. Si sa che è scappata da una comunità. Si sa che i genitori vivono in Sicilia. Ostuni conosce la Iafrate e le disposizioni del pubblico ministero. Il pubblico ministero viene informato con questo tentativo disperato, perché poi ci sarà un'altra telefonata, delle nuove circostanze, e cioè che ci sarebbe una persona, Minetti, pronta a ricevere la minore e che poi è la nipote di Mubarak. E guardate un po' la disperazione, la telefonata con la Iafrate
con, scusate, la Fiorillo sono delle 0, scusi, sono delle 0,34 e anche successive, cioè quando tutte queste circostanze sono acclarate come non veritiere. E allora perché un pubblico funzionario, sapendo che così non è, se non la presenza della Minetti, che c'è effettivamente, deve dire circostanze che sono già palesemente non vere rispetto alla parentela con Mubarak? È nell'evidenza di voler avere, come dire, una liberazione da parte del pubblico ministero che, se sentendo queste ulteriori circostanze, possa dire: va bene, allora se c'è una mia persona che addirittura è il consigliere regionale o presidente del consiglio, eccetera, eccetera, va bene così. No, invece queste ulteriormente insospettiscono il pubblico ministero, tant'è che chiede ulteriori cose, come dice anche la Iafrate, vuole dei documenti, vuole che si abbia la certezza dei documenti, insomma, non fa impressione a un pubblico ministero quello che viene rappresentato dalla Iafrate. Lo ripeto, e dovete considerarlo come elemento nel momento in cui sapevano che, tranne della presenza della Minetti, tutto il resto era inconcludente, se non balle. A questo punto, dopo la telefonata di Ostuni, entra in gioco un altro personaggio, che è Morelli. Quindi, dopo le telefonate alla Fiorillo, dopo che abbiamo tutto questo che vi ho riferito e non vorrei di nuovo dirlo, perché sennò vi annoierei di più, abbiamo alle 0:47 una telefonata di 159 secondi tra Ostuni e il dottor Ivo Morelli, che all'epoca era il superiore della dottoressa Iafrati. Anche Morelli è in casa, siamo in piena notte, e che cosa fa dopo aver ricevuto la telefonata di Morelli? 159 secondi, dove è evidente che gli riferisce la situazione dell'arte, e cioè dando già per scontato quello che documentalmente avevano già acquisito. Morelli chiama l'interno della questura di Milano, dove ci sono gli uffici della dottoressa Iafrate, dei dirigenti, e parlano per 511 secondi, siccome con un interno. Poi, immediatamente dopo, ricontatta Ostuni. Alle 0:59 abbiamo una conversazione di 70 secondi. Subito dopo è la Iafrate che chiama Ostuni. Quindi abbiamo all'una un'ulteriore telefonata della Iafrate che dura 107 secondi. Alle ore 1:03 la dottoressa Iafrate fa l'ultimo tentativo disperato, ricontatta la dottoressa Fiorillo. Una conversazione di 895 secondi. Si sono detti tutto quello che si potevano dire. Tant'è che a questo punto entra in gioco la testimonianza anche della dottoressa Fiorillo, che dice: parlava come un fiume in piena, non riuscivo neanche a fermarle, non ho fatto altro che ribadire le mie disposizioni. Da qui la minore non si muove, eppure è una conversazione di 895 minuti, dove, lo ripeto, si era detto tutto e di più di quello che si poteva dire. E qui abbiamo anche Landolfi che dice: l'agitazione della Iafrate, continuava a esserci 3.000 telefonate, era sempre col cellulare, era sempre agitata. A un certo punto dice: richiamo anch'io la dottoressa Fiorillo, esce dalla stanza, non sente più di tanto la conversazione e non c'è nulla da fare. Le disposizioni rimangono quella. Tant'è che la Fiorillo, nel corso della deposizione del 4 marzo 2013, dice
alla fine dice: sono stata anche scortese, confermo la mia disposizione, non mi disturbi ancora. Non ho mai cambiato le mie disposizioni, a maggiore evidenza quando la situazione, più dettagli, e sono quelli che gli erano stati illustrati di Mubarak piuttosto che. Era, parlava come un fiume di parole. Io avevo proprio difficoltà a inserirmi nel discorso. Lo ripeto, perché sono importanti, le ultime telefonate, prima che poi subito dopo abbiamo la liberazione della minore, 0:34, 255 secondi, più di 4 minuti, all'1:03:30, 895 secondi, più di 14 minuti. 14 minuti, estenuante. E a seguito di questo dato documentale incontrovertibile e quanto poi ci riferisce la Fiorillo, appaiono veramente avvilenti le dichiarazioni della Iafrate, che ha reso in dibattimento, in cui, rispondendo al pubblico ministero, afferma che la Fiorillo le aveva dato il proprio assenso, evidentemente a questo punto nell'ultima telefonata, l'affidamento della minore alla assolutamente sì. Quando la dottoressa Iafrate, lei in questa sede, afferma che la dottoressa Fiorillo ha sentito detto il consenso? Sì, assolutamente sì. Ora, mi sembra evidente di aver potuto dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che quella notte i massimi vertici della questura, a seguito della interferenza del Presidente del Consiglio, rilasciarono la minore e la consegnarono ad una prostituta, alla signora Consensuao, tramite Laminetti. Perché dico questo? Perché poi la cosa più assurda, cioè significativa, che negli atti che abbiamo letto e che andremo a leggere ora, perché la situazione va avanti, addirittura ulteriori elementi ci arrivano come riscontro non oggettivo, di più addirittura da Messina, da Taormina, che siamo a 1000 chilometri in lontananza rispetto a Milano. Cosa succede? Che dopo la 14 minuti di conversazione vengono interpellati il commissariato di Taormina perché qualcuno si recasse alle Toiani a casa dei genitori di Karima, quelle persone pacifiche, tranquille, di cui la storia ha visto e ci ha fatto vedere come siano persone decorose che vivono e producono per quello che possono fare, allevare i propri figli, tranne la Karima, in una realtà dove si sono integrati perfettamente. Ora, all'1:22, l'ispettore Colletti, che abbiamo visto essere la persona che poi consiglia il giovane funzionario a fare quella relazione, contatta il sovrintendente imperiale del commissariato di Taormina e chiede un intervento appunto presso i genitori della minore per avere i documenti e ancora l'eventuale parentela con Mubarak. Perché dico questo? La durata è di 14 minuti e 30 secondi. Dopo questo contatto abbiamo una nuova conversazione, non abbiamo, è dal centralino, è, si dà per scontato che sia la Iafrate, perché è una conversazione con Ostuni di 12 secondi. All'1:21, mentre si fa, abbiamo di nuovo una conversazione di 70 secondi con Ostuni e Iafrate. All'1:23, quindi siamo ancora nel contesto in cui
c'è la seconda fase che parte per Taormina. All'1:24 abbiamo un contatto di 206 secondi tra il dottor Morelli che chiama la Iafrate. All'1:28, quindi immediatamente dopo la telefonata precedente, per la durata di 103 secondi, abbiamo di nuovo Ostuni che chiama la Iafrate. All'1:30 abbiamo di nuovo Ostuni che chiama Morelli, parlano per 87 secondi. Abbiamo poi all'1:31, all'1:33, all'1:44 altre tre telefonate tra Ostuni e Iafrate, sempre Ostuni a chiamare la dottoressa Iafrate. La prima di 50 secondi, la seconda di 26, la terza di 110. Un quarto d'ora dopo, siamo all'1:44 e l'ultima telefonata, la minore viene affidata alla Minetti. Ora, ricapitolando, abbiamo visto che la Minetti e la consensuale sono già in questura, il nome della Minetti viene fatto nel corso della prima telefonata tra l'imputato e Ostuni, e non v'è dubbio che nonostante certe circostanze già acquisite come non vere vengono prospettate alla Fiorillo, lei insiste nella tutela del minore, non molla. A questo punto subentra Taormina e sulla discrasia che emerge tra la telefonata a Taormina e il rilascio della Ruby è interessante appunto vedere la testimonianza di Colletti, persona esperta che da una vita è lì in questura, che dice alla domanda del pubblico ministero, mentre la ragazza esce alla questura alle 2, quindi lei capisce l'incongruenza, cioè come la spiega il fatto che alle 4 arriva la risposta? Sì, assolutamente, ma io non posso spiegarla perché io so che io sto in centrale operativa a occuparmi di questi accertamenti qui e non so quando viene rilasciata la minore. Adesso prendo atto di questa assoluta incongruenza. Assoluta incongruenza. Allora, alle 2 abbiamo visto che ci sarà il rilascio di Karima e sappiamo che il documento recita appunto, viene in tessazione alla signora Minetti, residente in via Mantegazza, di fatto domiciliata in via Orgettina, professore consigliere ministeriale regionale, in qualità di persona incaricata e con l'avvertimento di tenere a disposizione del pubblico ministero di vigilare sul suo comportamento, le viene affidata la minore. E allora, alle 2:04 abbiamo visto che viene contattato il commissariato di Taormina per la prima volta. Alle 2:10 è il commissario di Taormina, durata 5 minuti, che si interfaccia con l'ufficio coordinamento COT di Milano. Alle 2:20 è sempre il commissariato di Taormina che è in contatto telefonico per una di 18 secondi sempre con l'ufficio COT di Milano. Alle 2:20 viene inviato il fax a Taormina in cui si formalizza la richiesta di intervento. Ed è singolare perché vorrei leggerne alcuni brani. Si richiede l'accertamento presso la famiglia in oggetto al fine di acquisire elementi utili alla corretta identificazione e affidamento della minore in oggetto. Il pubblico ministero, eccetera, eccetera. Si parla della Minetti, ma di via Villoresi. E non v'è traccia in questo fax, se non ricordo male, sono un po' né di Mubarak né tantomeno della Presidenza del Consiglio nulla. Ora, in piena notte, quindi, viene chiesta a una volante di recarsi alle Toianni. In un momento anche di crisi, perché insomma sappiamo tutti la sofferenza purtroppo delle forze dell'ordine rispetto a macchine, benzina e quant'altro.
allora naturalmente richiedono una cosa scritta, perché non è che si manda in piena notte per un'extracomunitaria bloccata a Milano, ormai sono fatte le 2 di notte, per vedere se effettivamente c'erano i documenti, eccetera, no? Però qui il fax parte così. Però, se noi ci andiamo a leggere la relazione che fa Imperiale, vediamo che oltre, ma che cosa scrive? Consigliere ministeriale, la quale riferiva al funzionario di turno che era stata inviata presso la Questura di Milano su disposizione del Consiglio dei Ministri, a prendere la minore in sua custodia in quanto nipote del presidente egiziano Mubarak. Ora, queste sono carte, non sono né teoremi né cose astruse, quindi che anche non so, chi riferisce i fatti dovrebbe avere quantomeno la realtà intellettuale di porre a confronto. Allora, noi abbiamo un fax che parte per Taormina, dove non c'è nessuna traccia di questo. Si parla solo di un documento che doveva essere esibito, eccetera. Allora, vi ho riferito delle numerose telefonate che ci sono state tra l'ispettore Imperiale e Milano. E quindi, delle due l'una, Presidente, o Imperiale c'ha una palla di vetro per cui l'ha interrogato e ha detto: ah, questo fax me lo chiedono perché lo chiede la Presidenza del Consiglio e perché la nipote di Mubarak, oppure in queste telefonate è ovvio che hanno dovuto spiegare le ragioni per le quali volevano questo accertamento inutile, perché poi nel frattempo, come abbiamo visto, la minore era già andata o starà per andare. O possiamo immaginare che quindi o Imperiale e quelli di Taormina hanno delle capacità divinatorie, oppure la cosa più semplice, elementare, è che a fronte ovviamente di un diniego oppure delle ragioni per le quali si doveva fare una cosa del genere, spiegano e raccontano valle anche i loro colleghi, perché a quell'orario già si sapeva, e non lo vorrei ripetere oltre, che era marocchina, che era senza documenti, che non c'entrava nulla con il presidente Mubarak e che era soltanto una persona che interessava il presidente del Consiglio perché temeva che, rimanendo in questura, così come poi vedremo che è successo, potesse disvelare che aveva fatto sesso con lui da minorenne e disvelare quello che si stava verificando e si verificava ad Arcore, così come vi ha illustrato il collega San Germano. Ora, la volante in piena notte poi arriva al modesto e decoroso domicilio dei genitori di Karina. E naturalmente accerteranno che non sono parenti di Mubarak, vedranno una casa umile e decorosa, e a questo punto però il fax che arriva di risposta che non c'erano i documenti è alle 4 di notte, e cioè quando già da 2 ore la minore era stata affidata ad una prostituta tramite un rappresentante delle istituzioni. Perché diciamo questo? Perché dalle celle del tabulato della Karima, che proprio quella sera dopo le 2 ci sarà un lungo collegamento internet, da cui dimostra appunto il dato incontrovertibile, la menzogna della Iafrate, e cioè che il cellulare non ce l'aveva Ruby, perché era lasciato a casa. Quindi vediamo che dalle 4.53 del 28 maggio, dove appunto effettua questa connessione internet, era agganciata alla cella installata in viale Cézanne a Milano, che appunto copre via Villoresi. E vedremo dall'analisi del tabulato che dal 28 maggio al 10 giugno
le utenze della minore con la Minetti non hanno mai agganciato le stesse celle, sono incompatibili. Ciò vuol dire che una stava in un posto e la Minetti era in un altro. Con più frequenza, ovviamente, le celle agganciate dall'utenza della minore le danno in viale Cassala, via Tortone, via Tutie, via Farcella, che sono né più né meno le celle della zona di via Villoresi, mentre invece quelle della Minetti le abbiamo la maggior parte nelle zone delle sue abitazioni. Ora, perché tutto questo, Presidente? Perché il Presidente, l'imputato, sapeva che il ragazzo era minorenne e lo aveva saputo e lo sapeva su vari canali, come abbiamo detto. Lo sappiamo perché lo sapeva Lele Mora, perché lo sapeva Emilio Fede, perché lo sapeva la Consensuao, perché lo sapeva la Pasquino, ma attenzione, la Pasquino non abbiamo contatti diretti o indiretti, lo sapeva la Minetti. Cioè lo sapeva tutto l'entourage o addirittura le tre persone che avevano un ruolo penalmente rilevante, così come è stato prospettato nella prima parte della requisitoria, rispetto a quello che succedeva ad Arcore, e cioè Minetti, Fede, Mora. Non solo, ma tutto quello che è stato ricostruito ci dà anche la stura della verità che su questo la minore dice nel corso del verbale del 22/7/2010. Lei dice, inizialmente le avevo detto di avere 24 anni, la seconda volta che ci siamo visti io ero sempre ad Arcore e aveva saputo da Lele Mora che in realtà io ne avevo 17. Ora noi sappiamo che Lele Mora il 14 febbraio non c'era. Noi sappiamo e abbiamo relazionato che tipo di rapporto si è restaurato tra Lele Mora e Berlusconi. Vi ho già detto e non vorrei tornare sull'argomento, i rapporti del cavaliere Berlusconi con Emilio Fede. Non solo, ma nel momento in cui apprende dalla Consensuao, che, lo ripeto, è lei che è la prima che si mette in contatto con Berlusconi, non riuscendoci all'inizio, e poi sì, che era stata fermata, sapeva che aveva 17 anni, quindi lo sapeva, e si attivano per questo. Insomma, c'è una batteria, un apparato militare che si scatena per proteggere. Ma veramente vogliamo credere che tutto questo viene fatto per proteggere una minorenne che era andata qualche volta a una festa, gli aveva fatto pena perché c'aveva l'olio bollente che il padre le aveva gettato in testa? Ma veramente dopo tutto quello che è stato ricostruito noi possiamo credere a queste risibili dichiarazioni? Per non parlare, come vedremo, di quando dopo la Discovery sarà la stessa Ruby nel corso delle intercettazioni telefoniche a dire, e qui sta l'abilità che ha avuto questa minore di dire e non dire e naturalmente mentire sempre sul fatto dei rapporti sessuali, perché un tornaconto personale quantificato in milioni di euro, così come lo prospetta al telefono, così come vedremo, ritroviamo un riscontro documentale dopo le perquisizioni del gennaio 2011. Ecco perché nel tentativo disperato, però dico disperato con tutto il rispetto che io ho e l'ho sempre avuto per la difesa, ma viva Dio, abbiamo fatto Discovery sin dal primo atto, i dati dei tabulati sono stati forniti subito
Anzi, la procura si è avvalsa, come giusto che sia, di investigatori per l'analisi del tabulato. Sono stati consultati e messi degli esperti. Ma il fatto che Lele Mora quel giorno non c'era, è documentale, non c'era. La Loddo Miriam, costringere un teste a mentire, perché così è, però con un tornaconto personale, poi ci torniamo. Ma Loddo Miriam non c'era in questura, non c'era. Non si interrompe la requisitoria del pubblico ministero. Posso continuare, avvocato? Non lo so. Posso, Presidente? Quindi, dicevo, nel tentativo disperato e suicida, a mio giudizio, di prendere la testimonianza di Loddo Miriam, che quella sera non era presente e non può aver telefonato alla minore, perché la minore era priva di telefono, è un dato documentale. A non valer tacere di un altro, io dico autogol e per l'accusa va bene, rispetto alla testimonianza dell'onorevole Valentini, altro rappresentante delle istituzioni, perché secondo la testimonianza di Valentini, prima come indagine difensiva e poi ribadita qui sotto giuramento, che cosa ci dice Valentini? Che dopo la telefonata fu lui a suggerire l'imputato Berlusconi di mettersi in contatto con la questura di Milano per sapere, e che aveva parlato personalmente con Ostuni. Ma nel momento in cui noi abbiamo sentito Valentini e i testi della difesa vengono sentiti dopo i testi dell'accusa, già si sapeva che Ostuni aveva escluso nella maniera più assoluta di aver parlato con chi che sia, se non la prima telefonata, Estorelli passa il telefono a Berlusconi e poi sempre con Estorelli. Quindi Valentini, che è preciso però nel ricordo, mente, perché non è vero, non ha mai colloquiato con uno studio. E non solo, alla mia domanda se, visto che si parlava della nipote di Mubarak, per quale motivo non avesse consigliato di interloquire subito col consolato, l'esperto di vicende estere della Valentini dice che non ci aveva pensato. Ora ditemi voi se rispetto ad un esperto di queste cose viene prospettata, che addirittura viene fermata in questura la nipote di un presidente di una nazione, E la prima e unica cosa che bisognava fare, informare subito il consolato, non viene fatto. Ora, a fronte di tutte le circostanze che vi sono state illustrate, voi ritenete che ci potessero essere altri motivi per effettuare quella telefonata? Cioè, una persona stanco, immagino, da una importante vicenda che riguardava l'Europa, in Francia riceve una telefonata da una prostituta, che è la Consensuao, si attiva per, raccontando balle, anche per togliere dalla questura una ragazzina che aveva conosciuto così, occasionalmente, come tante altre persone che le avevano portate a casa. Ora, la risposta che noi dobbiamo dare è no. Perché? Perché non v'è dubbio che El Marug aveva fatto sesso con l'imputato e ne aveva ricevuto dei benefici, come vedremo, che quello che succede a maggio non sarebbe, era rimasto così, senza nessun, diciamo, sfondo
a livello e sarebbe rimasto così, senza nessuno sbocco, diciamo, istituzionale, se non fosse stato forse per l'episodio del 5 giugno che ha fatto propendere due persone a disvelare anche le cose del 27-28, quando si è visto, e se voi avete gli atti ricorderete che nel momento in cui viene avvertito il pubblico ministero dei minori, che non è la Fiorilla, è un'altra collega, e come viene a sapere che la ragazza era in via Villoresi da una prostituta e non certo dalla Minetti, dice assolutamente nessun contatto con la Minetti, e la ragazza verrà rispedita in una comunità. Allora, a seguito poi di queste vicende vi è una relazione che avete in atti dell'ispettore Ceccarelli il 24/6/2010, che parte, diciamo, l'indagine, nel senso che la minore viene interrogata in più occasioni, il 2, il 6 e il 22 luglio, il 3 e il 20 agosto. Ora, nella mentalità di questa ragazza, così come ho, spero di essere riuscita a illustrato come tipo di vita, come tipo di mentalità, non v'è dubbio che riesce abilmente a mischiare verità con finzione. L'abbiamo già vista in alcuni passaggi dei suoi interrogatori. Per la minorità abbiamo già visto che dice no, io in un primo momento, ed è possibile, 24 anni proprio per essere, dopodiché però sia Berlusconi sia le altre persone sanno perfettamente che io sono minorenne, così come la Minetti. Scusi pubblico ministero, la interrompiamo perché sì. Mi hanno avvertita che la registrazione deve essere cambiata alla cassetta. Ah, ci sì, sembra di capire che stia affrontando un nuovo argomento e quindi tanto vista l'ora sospendiamo. Sì. Per quanto così mi regolo? Quanto? Due e mezza. Fino alle 2:30 può essere sufficiente alle parti. Sì, va bene. Grazie Presidente.